Gianmarco Moratti è stato il vero petroliere della dinastia milanese, l'anima imprenditoriale della famiglia più lontana, un po' anche per la sua naturale discrezione, dai riflettori della fama. Ha avuto una moglie, Letizia, che è stata presidente della RAI, è stata ministro della pubblica istruzione, sindaco di Milano. Suo fratello Massimo ha ereditato da papà Angelo la passione e la presidenza dell'Inter, con tutti gli oneri e gli onori di una carica come questa. Gianmarco invece, per scelta personale, ha preferito sempre rimanere un po' nell'ombra, si è preso sulle spalle il compito di gestire la Saras, il colosso della raffinazione fondato dal padre nel 1962, la portata in borsa, la traghettata dalla lavorazione del petrolio, che era una volta l'attività sua esclusiva, fino alle energie rinnovabili, e ha organizzato il matrimonio e poi il divorzio dell'azienda con i russi della Rosneft. Le sue interviste si contano sulle dita di una mano. Dietro le quinte, come nel suo stile, è stato l'anima della Fondazione San Patrignano, la comunità in Romagna che dal 1978 aiuta i ragazzi in difficoltà con la droga. Dei 10-15 milioni di donazioni annui necessari per farla funzionare, molti li hanno messi senza cercarsi né farsi pubblicità, lui e Letizia. Era malato da tempo, ma non aveva smesso né di seguire l'attività della Saras né di coltivare la sua passione antica per il vino. Dalle cantine del castello di famiglia Cicognola d'Asti, nell'Otropò Pavese, è appena uscito Per Papà, un nebbiolo affinato 5 anni che lui ha voluto dedicare al padre Angelo. Gianmarco ha spiegato così la scelta di questa etichetta: mio padre era un concentrato di buon senso e non si avventurava in speculazione, ha detto con orgoglio, parole che forse valgono anche per lui.